Allora, amici, uno scontro che in realtà c'è stato in questa stagione, perché è uno scontro tra due allenatori, abbiamo Ancelotti contro Pep Guardiola. Allora, ha vinto Ancelotti, lo sapete tutti, però secondo me è interessante vederli in generale come allenatori e relativamente l'uno all'altro, per vedere chi è più forte tra Ancelotti e Pep Guardiola. Idee, io do 10 a Pep e do 8 ad Ancelotti. Perché? Perché Ancelotti ha sicuramente delle grandi idee, però la sua forza è nelle idee e nella gestione di gruppo. Pep Guardiola ha cambiato il calcio con la sua idea di tempo differenziato, cioè un tempo contratto quando si doveva recuperare il pallone, un tempo dilatato quando il pallone lo si doveva gestire per permettere poi di avere più lucidità quando si andava a recuperare. E quindi questa relativizzazione del tempo, secondo me, vale alla fisica di Einstein e quindi è un genio. E quindi Pep prende 10. Come gruppo, però, come capacità di costruire il gruppo, sicuramente 10 ad Ancelotti, questa è la sua grande forza, e 9 a Pep Guardiola. Non ci sono mai grandi polemiche nel gruppo, nei gruppi di Pep, però ogni tanto, per esempio, a Monaco qualche incrinatura un pochino c'è stata. Psicologia, do un altro 10 ad Ancelotti e do un 9 a Guardiola, perché gli uomini di grandi idee spesso antepongono l'idea alla psicologia e allo stato d'animo, al sentimento. E questo secondo me può essere un piccolissimo, per così dire, limite di Guardiola. Con i cambi, un punto in più a Carlo. Carlo con i cambi ha sempre, potrei anche dargli 10 forse a Carlo, perché cambia le partite. È uno di quegli allenatori che legge perfettamente la situazione e quando sfrutta la panchina riesce anche a cambiare l'andamento della gara, come ha dimostrato ampiamente la Champions di quest'anno. A Pep do 8 perché i cambi quest'anno per buonissima parte della stagione non li hanno proprio fatti, cioè non cambiava, secondo me un po' esagerando. Filosofia di gioco. È il divertimento per Carlo, la filosofia di gioco, ma equilibrio soprattutto. E poi grande innovazione dal punto di vista della ricerca sulla forma e sulla condizione fisica. Lui ha molto sviluppato quella parte con il suo staff, in particolare con il figlio, ma non solo. Filosofia di gioco, Pep Guardiola, 10. Ogni tanto è quasi troppo cervellotica la sua filosofia di gioco, però è un grande e quindi merita così. Personalità, vabbè ragazzi, personalità 10 a tutte e due. Mi sembra abbastanza evidente che sia così. Esperienza, amiche. 5 campionati in 5 nazioni diverse, ha detto questo. Ha fatto più finali di Coppa Campione di tutto. Esperienza 10, esperienza di Pep 9, perché anche lui non è che l'esperienza gira tutto il mondo, anche lui. Però filosofia di gioco, obiettivamente, sulla filosofia di gioco proprio, vale 2 punti in più Guardiola. 20, 28, 28 e 17 fa 45, 55 e 65 dovrebbe essere. E qui vediamo 10, 28, 36. Perché sono pari, lo sapevo che veniva pari, però anche perché amico mio metto più ad Ancelotti, se non altro perché ha vinto quest'anno, ci sta, ha vinto.